Buonasera, in questo video voglio parlare della differenza tra il fare informazione e il fare propaganda. Esistono due tipi di modi con cui rapportarsi con le persone. Nei social network o anche sui canali che si usano spesso per parlare alle persone, far conoscere degli eventi, c'è il modo di fare per fare informazione e c'è il modo di fare, cioè nel fare propaganda. Le due cose sono differenti. La propaganda è l'attività di disseminazione di idee e informazioni con lo scopo di indurre a specifici atteggiamenti e azioni, ovvero il conscio, metodico e pianificato che utilizzano tecniche di persuasione per raggiungere specifici obiettivi atti a beneficiare coloro che organizzano il processo. In antitesi alla propaganda dovrebbe essere la pura e semplice esposizione dei fatti nella loro completezza, ovvero la descrizione della realtà nella sua interezza. Fare propaganda è differente dal fare informazione. La propaganda ha lo scopo di persuadere, a far vedere qualcosa, cioè quello che ti voglio far vedere io. E oggi, ahimè, anche vendere il terrore inizia ad essere una propaganda. E si possono usare delle cose, delle informazioni che non si conoscono, allo scopo di vendere quel prodotto o di attirare quelle persone, determinate persone. L'informazione, e per fare informazione bisogna essere a livello intellettuale onesti, ha bisogno di qualcosa che va oltre il semplice e commento o ipotesi, perché ci tengo a specificarlo, o ipotesi di quello che io posso immaginare. L'informazione descrive la realtà. Cos'è la descrizione della realtà? La descrizione della realtà significa verificare i fatti e anche le fonti. Nel lessico del giornalismo è il lavoro di accertamento degli avvenimenti citati e dei dati usati in un testo o in un discorso. Questa pratica si applica in particolare alle informazioni date dai politici e anche come autoverifica alle notizie diffuse dai mezzi di comunicazione. La verifica dei fatti ha il preciso scopo di portare allo scoperto errori, imprecisioni e menzogne ed è condotta non solo dai giornalisti professionisti, ma anche da semplici cittadini. Perché? Perché oggi si rischia di trovarsi dinanzi a notizie fake proprio attraverso il mondo social, attraverso internet. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna accertarsi, bisogna investigare, bisogna verificare i fatti. Verificare i fatti. Ahimè, in questi giorni, da ieri soprattutto,
sta avvenendo un qualcosa che sa più di propaganda e meno di informazione. C'è una proposta di legge, che chi l'ha scritta, l'autore che ha scritto la proposta di legge, pensava proprio a difendere la democrazia, a difendere il rispetto della Costituzione, a difendere i diritti umani. Qualcuno invece vuole far passare quella proposta di legge come qualcosa che vuole privare della democrazia. Stiamo parlando della proposta di legge di cui il promotore Stefano Fidelio, nel quale io gli sto dando una mano, affinché quella proposta di legge venga strutturata e diventi una legge. E a me, non verificando le notizie, sta succedendo che si sta creando un certo allarmismo. Un allarmismo che, per chi non conosce, potrei anche giustificare. Però prima di creare questo allarmismo, una persona intellettualmente onesta si accerta, fa le verifiche, verifica i fatti. Ora, questa proposta di legge, che può sembrare chissà che cosa dai titoli, in realtà è una proposta di legge che serve a tutelare le libertà di scelta. Chi come me è stato in dei culti abusanti sa che ci sono questi culti abusanti che violano palesemente la libertà di scelta. Tanto è vero che la proposta di legge parla di induzione a, non parla di non scegliere o obbligare a. Faccio un esempio, prendo l'esempio del culto dei testimoni di Geova, i quali, i loro adepti, rifiutano le trasfusioni di sangue. Ma rifiutano le trasfusioni di sangue perché è una loro scelta? O rifiutano le trasfusioni di sangue perché sono indotti a rifiutarle le trasfusioni di sangue e quindi hanno paura di quello che accade? Facciamo l'esempio X. La persona entra in ospedale, ha una forte emorragia, i dottori devono intervenire, gli dicono che ci vuole una trasfusione di sangue per salvarsi, e questa persona dice: io non voglio, non accetto trasfusione di sangue. Ma non l'accetti tu? O è perché appartieni a qualche culto abusante? O è perché là fuori da quella porta ci sono dei corvi che stanno aspettando per vedere se tu scegli o non scegli la trasfusione di sangue? Ti voglio leggere una notizia, ed è questo che noi vogliamo combattere. Testimone di Geova rifiuta la trasfusione e muore. Il primario l'avrei salvata al 100%.
Mi sono scontrato con tutti, dice il medico. Notate cosa dice il post del medico. Oggi sono triste e incazzato nero. Io avrei salvato al 100% quella donna, ma ha rifiutato ed è morta. I figli e i parenti sono stati solidali con lei. Addirittura con la mamma morta, i figli hanno detto: mamma, sei stata grande, hai dato una lezione a tutti i medici, a tutto il reparto. Perché? Perché questa signora è stata indotta a morire. È stata indotta. E per la paura di perdere quei figli, perché quello sarebbe successo, in quanto sarebbe stata cacciata da quell'ente abusante e quindi i figli non gli avrebbero più parlato, ha accettato di morire. Ma molte persone non accettano di morire e quindi decidono di salvarsi la vita, ma poi pagano delle conseguenze care. Ci sono mamme che hanno perso delle figlie, che non gli parlano più perché hanno deciso di salvarsi la vita. Oppure come il caso di Legnano, dove un giudice è dovuto intervenire per salvare una bambina. I genitori, testimoni di Geova, non volevano salvare la loro figlia. È vero che poi alla fine non c'è stato bisogno della trasfusione di sangue, solo perché siamo testimoni di Geova, non accettiamo il sangue. Uno deve essere libero di scegliere come curarsi. Ecco cosa dice la legge, cosa dirà la legge. Cioè, tu non la vuoi la trasfusione di sangue perché hai paura delle conseguenze che puoi avere all'interno della tua comunità, o non la vuoi perché sei consapevole di non volerla? È lì che interviene il legislatore. Perché se qualcuno dice no, io l'accetterei, però vengo cacciato da lì e rischio di perdere la famiglia e tutti, lì deve intervenire qualcuno e deve diventare reato penale di induzione al suicidio. Ecco la differenza tra fare informazione e fare propaganda, accertarsi di tutto. Una buona serata a tutti.